Tematica di oggi, sono venuto non solo molto volentieri per la presenza della Presidente, di tanti illustri colleghi ed amici, volentieri mi hanno dato il patrocinio della Sapienza, perché questa tematica è veramente importante, più se ne parla meglio. Se noi andiamo a vedere un attimo in sintesi che cosa è successo nel secolo XX, che da poco terminato, sono successe due cose veramente importanti. Da un lato negative, due guerre mondiali e una serie di conflitti terribili, è stato un secolo particolarmente impegnativo, soprattutto per l'Europa. Dall'altro qualcosa di estremamente positivo e di unico nella storia dell'uomo, è stato il raddoppio della vita, dell'aspettativa di vita, che all'inizio del Novecento si attestava sui 40 anni e alla fine del Novecento è arrivata praticamente nel mondo occidentale ed in Europa intorno verso gli 80 anni, che adesso stiamo superando. Prima le donne, sempre siamo galanti da questo punto di vista, e poi gli uomini, anzi vorremmo un po' di quote azzurre pure, perché il vantaggio, abbiamo sempre più vedove che vedovi, questo fa parte della fisiologia. A parte gli scherzi, questa è stata una rivoluzione a cui anche i sistemi delle società moderne non sono stati preparati, perché l'aumento dell'età media, come sapete, ha portato a tanti fenomeni. Pensiamo al fenomeno cui sta mettendo mano delle pensioni, del TFR, dell'equilibrio sociale generale, anche economico-finanziario. E dall'altro il ruolo degli anziani che è cambiato, che è qualcosa secondo me di estremamente importante. Dall'altro ancora tutta una serie di ricerche che stanno andando avanti, la geriatria si è individualizzata come una disciplina dalla medicina interna negli ultimi decenni in maniera significativa, perché è proprio deve trattare di problemi specifici e legati ai momenti particolari e complessi che si vivono nella terza e poi nella quarta età. Quindi da un lato un progresso scientifico enorme che ci ha consigliato di iniziare a comprendere i meccanismi dell'invecchiamento e quindi anche a contrastarli, e in cui lo stile di vita da vari punti di vista, pensiamo ad alcune cose che vengono sottovalutate: il riscaldamento delle case. Nel mondo occidentale è aumentata in maniera significativa l'aspettativa di vita, il benessere legato anche alla diminuzione dell'umidità, del freddo, degli sbalzi di temperatura è stato qualcosa di estremamente importante, e oltre ovviamente ai principi, no, dello sviluppo medico reale che c'è stata nella seconda parte del XX secolo, con le classi di farmaci che hanno cambiato la storia della medicina, dagli antibiotici, no, ai grandi farmaci antipertensivi, e che hanno consentito poi con le loro diverse capacitazioni di agire a livello cardiovascolare